Ciao a tutti e benvenuti un'altra volta nella cucina di Pina. Oggi prepareremo una mousse al cioccolato, ovviamente vegana. 50 g di amido di mais. 100 g di zucchero, io ho messo quello integrale perché tanto anche se colora un pochettino e la cioccolato non succede niente. Ecco qui, mescoliamo bene. Grammi di latte vegetale. Io ho messo quello di riso, però potete mettere quello che volete. Mescoliamo bene. Allora, questa crema, questa è una base per una crema vegetale. Se mettete lo zucchero bianco, quindi non colora, può rimanere anche come crema normale, normale nel senso di crema bianca. Ecco fatto. Accendiamo. Allora, aromatizziamo anche con della vanillina. Questa è una base per farcire torte o come mousse essere un dolce al cucchiaio. Questa crema vegana comunque può andare bene anche per chi è intollerante alle uova, al latte, vaccino e a chi non vuole avere tante calorie, quindi si può anche gratificare senza mangiare apposta tante uova e tanto latte. Non tutto il vegano viene per nuocere per tanti, eh? Bisogna fare attenzione perché all'ultimo momento si rapprende facilmente. Tra l'altro è una crema facilissima da fare perché mi ricordo quando non ero vegana che facevo la crema pasticcera, bisognava fare attenzione perché la crema impazziva, come si suol dire. Questa invece non ha questo problema. Ecco, che mano a mano si sta rassodando. Stiamo facendo in diretta. Ecco. Facciamo al cioccolato, però potrebbe andare bene anche come base per una crema al caffè o aromatizzata con del liquore o semplicemente mantenuta così, ripeto, con dello zucchero bianco o come crema chantilly. Ecco che si sta rapprendendo. Fare attenzione comunque un pochettino ai grumi. Ecco fatto.
bisogna girare continuamente, altrimenti se si dovesse attaccare saprebbe di bruciato e noi questo non lo vogliamo. Ecco fatto, è pronta. Ecco, si sta rassodando addirittura fuori. Spegniamo. A questo punto aggiungo il cioccolato. Io ho messo 70 grammi di cioccolato fondente al 70%. Però se lo volete un po' più cioccolatoso aggiungete di più, altrimenti ne mettete un po' di meno. Calcolate che poi andrà insieme la panna montata, quindi cambia un pochettino il gusto del cioccolato. Diventa, aumentando il cioccolato, diventa più cioccolatoso, si sente di più, mentre diminuendolo ovviamente si sentirà di meno. Una bella rimestata. Se volete gustare il cioccolato, questa crema, senza l'aggiunta della panna, io faccio una mousse quindi è diverso, per forza ci va la panna, e se volete gustarlo, dicevo così semplice, potete o lasciarlo così, però calcolate che raffreddandosi tende ad indurirsi un pochettino. Quindi il consiglio è di diminuire le dosi di amido di mais. Questa andrebbe raffreddata prima di incorporare la panna, però per motivi di tempo vi faccio vedere, la metto subito. Calcolate un 250 grammi di panna montata vegetale sempre. Io mi dimentico di ogni tanto di puntualizzare che parliamo di preparazioni vegane. Incorporiamo delicatamente. Devo dire di tutta la famiglia. Con questo poi si possono anche farcire, ripeto, delle torte. La mousse è pronta. Mettiamo in coppette individuali. Possiamo anche metterci un pochino di panna sopra. Ecco pronta. Mi verrebbe di assaggiarla, sinceramente, però
però non vorrei invitare nessuno. Poi assaggiamo. Buonissima, ragazzi. Al prossimo video, e se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like. Grazie, arrivederci.